Ho letto diverse corbellerie in queste settimane. Un dibattito quasi surreale su questi banchi. Cifre date a caso, anche rispetto ai costi. Ho letto che il governo sta sprecando denaro sulla scuola. Credo che ogni singolo euro speso per la scuola non sia perduto, ma costituisca invece un investimento per il futuro dell'Italia. Ci siamo mossi in questi mesi anche sul fronte del personale della scuola. Abbiamo bisogno di docenti e personale ATA per poter operare. Senza di loro nulla sarebbe ovviamente possibile. Per questo abbiamo autorizzato migliaia di assunzioni per il personale scolastico necessario. Le relative operazioni sono state completate nei tempi previsti. In molti casi, per la prima volta dopo anni, si sono evitati i ritardi che nel tempo hanno determinato continui spostamenti di personale. Anche qui sono circolati numeri, racconti su cattedre destinate a rimanere vuote, allarmi su un caos che tutti si sono affrettati a vaticinare, anche a molti giorni di distanza dalla ripresa, spaventando di continuo studenti e famiglie e lo stesso personale scolastico. Stupisce la perdita di memoria di quanti parlano di questo avvio con termini che accompagnano ogni anno il racconto della scuola che riparte. Senza risparmiare nessuna stagione, basterebbe ripescare le rassegne stampa degli anni precedenti. Questo perché, andrebbe detto una volta per tutte, la scuola è un sistema complesso e mette in moto ogni anno 8,5 milioni di studenti e oltre 1 milione di persone a livello di personale. Nella scuola sono intervenuti continui cambiamenti, stratificazioni normative, spesso frutto di compromessi al ribasso che fanno registrare un tasso di complessità enorme. Dobbiamo liberare la scuola da questa complessità, rendere tutto più agile e meno farraginoso, dare regole chiare e abbiamo cominciato a farlo.